Più severità questa finale rispetto a quanto abbiamo visto nella qualifica. E adesso comunque andiamo a vedere, dopo la Kanaeva, il cui punteggio è difficilmente superabile, Silvia Miteva. Siamo dunque in Bulgaria con questa ginnasta di 23 anni, 1,66 48 kg, che dovrebbe proporre. Ha sempre delle composizioni molto molto curate ed è molto espressiva. Ecco, già abbiamo visto questo inizio con questo svolgimento della fune durante un'onda, è meraviglioso ed è meraviglioso sulla musica. Se ha un difetto, ecco adesso che ha perso un cavo, ma non era questo il difetto, gli si è fatto anche il nodo e quindi sicuramente anche per l'impressione generale e non aiuta assolutamente l'artistico. E quello che volevo dire è che forse il suo più grosso difetto è che è sciolta, ma non ha quella scioltezza e quella tranquillità di movimento nelle difficoltà che possono avere Kanaeva e anche la stessa Bessonova. Dimostrato facendo le stesse jambe in curva che abbiamo appena visto alla Bessonova, sicuramente con un'apertura assai inferiore rispetto a quelle della Bessonova. Una presa di rischio con una ripresa del fune un po' sbatacchiata. Ed ecco anche quest'altra presa di rischio. Ricordiamo che le prese di rischio devono essere obbligatoriamente 3, poi ci sono dei valori da attribuire, un valore base di 0,30, deve essere ripreso l'attrezzo, come abbiamo già sottolineato in apertura, durante o immediatamente alla fine dell'ultima rotazione, e la presa di rischio aumenta il valore da 0,10 a 0,30. O anche da 0,30 fino a 0,50 se ci sono delle aggiunte tecniche. Ecco il momento di grave impasse per la Miteva, e da dire che riusciva a sbrogliarlo, e tra l'altro va avanti la musica e dunque deve anche accelerare in un certo modo i movimenti. Ricordiamo che al comando della classifica c'è la Kanaeva con 28,35 davanti alla Kondakova 27,825, terzo posto per Anna Bessonova 27,675. Devono ancora andare in pedana concorrenti scomode come la Gurbanova, la Staniuta, la bielorussa elegantissima e la Risenson. Quindi questa per è la Bessonova. Mamma della Miteva, che è anche la sua allenatrice. 25,875, non poteva pretendere di più dopo l'errore che aveva commesso. Miteva, che aveva ottenuto 26,875.